esattamente quando partirà il tour, ma sicuramente ci sarà il tour quest'anno. Ci sarà, e quindi i tuoi ascoltatori possono stare tranquilli che... Assolutamente sì. Ok. Lo amici, più di loro il tour. Lo aspetti più di loro, immagino avrai voglia di tornare. Amici, poi le due volte di Sanremo. Ho provato a mettermi un po' nei tuoi panni e non voglio farti la domanda banale: cosa è stato più emozionante tra le due cose? Mi sono però stupito di come tu abbia gestito queste due che poi sono due eventi, ma non sono due, sono tre, e poi in diversi modi. Comunque, Amici e Sanremo, la personalità con cui tu hai affrontato questo buono alla prima, cioè tu sei riuscita a beccare subito questo grande successo con la personalità di un cantante o di una personalità che sa già gestire da tempo questo tipo di emozione, questo tipo comunque di clamore. Sì, diciamo che c'è un grandissimo lavoro alle spalle anche prima di Amici, perché io, mi piace ricordare che la prima volta che sono salita su un palco avevo 9 anni, quindi canto da quando sono bambina, ho suonato in tantissime band, ho fatto un sacco di concorsi musicali, ho suonato vari generi, perché in Puglia, in Salento dove vivo io, insomma, si usa un po' suonare in diverse band per cercare di suonare sempre di più. E poi Amici è subentrato dopo. Comunque sono abituata a stare sul palco da un bel po' di anni, forse questo traspare nelle cose che faccio. Cioè, io quando sono su un palco sono a casa mia, non sono spaurita, ho sicuramente un sacco di ansia di prestazione, ma quello credo sia normale, però sono abituata da un bel po' di anni. Quello serve per arrivare a grandi livelli, non abbassare mai la guardia. No, bisogna comunque, soprattutto ai grandi livelli, bisogna lavorare molto prima di un tour. Ci sono prove, ore di prove di scalette, questo non va bene, questo, cioè, comunque anche lì c'è, io sono poi molto autocritica, cerco di tirare sempre fuori le cose migliori, e per arrivare a fare poi il tour definitivo ti posso assicurare che devi un po' mettere da parte tutta la tua vita privata, certo, e lavorare dalla mattina alla sera. Cosa c'è nel cassetto là? Nascosto, c'è qualcosa? Al momento niente, perché l'ho svuotato ultimamente, il 9 di aprile con Schiena. Adesso comincerò di nuovo magari a metterci dentro delle cose, poi te lo saprò dire magari. Certo, c'è una collaborazione tra le tante, quella con Nesli, sì. Una collaborazione un po' particolare, ce la puoi spiegare? Una canzone, un testo, Dimentico tutto, che ha all'interno ovviamente Vita vissuta, però raccontata in una versione diversa. Sì, Dimentico tutto è un testo, appunto, una canzone che mi ha scritto Nesli, con il quale avevo comunque già una grande amicizia, quindi mi conosce molto bene, quindi non è una canzone scritta a caso, è una canzone che racconta il modo di vivere in maniera positiva la vita, nonostante tutto quello che succede, quindi riuscire a mettere da parte tutto, dimenticarsi appunto di tutto, di tutti, e ricordarsi che la vita comunque rimane uno dei doni più importanti e va vissuta intensamente. Qualcuno ha immaginato, insomma, che l'idea di sposare lo stile di Nesli con lo stile di Emma potesse cozzare, invece tu hai dato dimostrazione che le due cose si potevano rendere sinergiche in maniera... Assolutamente sì, infatti non abbiamo cambiato niente, non abbiamo cambiato neanche il pezzo rappato che c'era in mezzo, perché mi sono voluta cimentare in questa nuova esperienza, è andata bene e niente, è venuta fuori una cosa molto simpatica. All'interno di Dimentico tutto, il senso che tu hai voluto dare a questo testo richiama l'attenzione un percorso di crescita tuo personale. Di che cosa si tratta particolarmente? Una crescita personale o una crescita professionale? Sì, c'è sicuramente un modo nuovo e diverso di affrontare la vita, le cose che succedono, e appunto come dico, Dimentico tutto, il messaggio appunto che c'è in questo pezzo è proprio quello di lasciarsi tutto alle spalle e di a volte usare le cose negative proprio per tirare fuori il meglio di se stessi. E allora ci ascoltiamo Dimentico tutto, questa traccia con la collaborazione di Nesli qui su Radio Number One. Radio Number One in compagnia di Emma, stiamo assaporando alcune delle tracce contenute in Schiena, l'ultimo lavoro di Emma, Dimentico tutto, la grinta, ma pare anche un po' la voglia di rialzarsi dopo le difficoltà. È un tema che tra l'altro ricorre molto in queste 11 tracce di Schiena. Beh sì, perché appunto essendo un disco che mi racconta e dove mi racconto, c'è la voglia e la volontà di trasferire proprio questi pensieri positivi a tutti quei ragazzi giovani che mi seguono e che comprano i miei dischi, quindi automaticamente, non avendo una doppia personalità, ovvero la Emma musicale e la Emma che fa una vita privata diversa, normale,
è normale trasferire nei dischi tutto quello che succede poi in generale nella vita. Certo, certo. E io direi anche una rivincita contro i pregiudizi. Questo è un tema che io ho sottolineato. Mi piaceva capire di quali pregiudizi parli. Beh, qualcuno ha detto che solo i cretini non cambiano idea. Quindi credo che questa risposta basti e avanzi. Io, nonostante tutti i pregiudizi, sono anni che continuo per la mia strada e anzi sono sempre più apprezzata. C'è un sacco di gente che si è ricreduta e me l'ho anche detto proprio in faccia e questo io lo apprezzo. Mi piace quando le persone mi vengono a dire proprio personalmente: sai, mi ero fatto un'idea sbagliata di te, poi ti ho visto dal vivo, poi ho ascoltato delle canzoni particolari e mi sono ricreduto, anzi mi piaci tanto. Questo secondo me, questi qui sono i complimenti migliori che ricevo. È una scommessa importante. Fanno veramente piacere, perché sono delle scommesse, perché fare questo lavoro non significa piacere per forza a tutti, certo. Assolutamente no. Però non nascondo il piacere quando appunto qualcuno nei miei confronti si è ricreduto. L'amore nella tua vita è un termometro importante, così come nella vita di tutti. In questo momento l'hai messo lì in un angolino o l'hai messo in prima fila? No, dipende dall'amore che intendi tu. Io provo amore per un sacco di cose, provo amore per il mio lavoro, per la mia famiglia in primis, per i miei amici, quelli di sempre. L'amore, diciamo, la vita privata in questo momento non c'è, anche perché appunto lavoro tantissimo, dovrei anche trovare il tempo per stare in mezzo alla gente, però va bene così, vuol dire che quello giusto non è ancora arrivato. Tu parli di annullamento, non bisogna mai annullarsi per amore, questo è anche un po' il tema, il concetto centrale di uno dei tuoi testi, Trattengo il fiato. Sì. Perché parli di annullamento? C'è un consiglio che tu magari perché dai anche, no? È un difetto che abbiamo, che è all'80% delle donne. Quando una donna si innamora follemente del proprio uomo, automaticamente annulla la propria vita per stare appresso alla vita del suo uomo, del suo compagno, di suo marito, e un po' si dimentica di se stessa, di quante cose in quanto donna può continuare a fare nonostante sia in un rapporto di coppia. E poi quando rischi di rimanere fregata, oltre ad aver perso magari il tuo compagno, ti ritrovi anche a non avere più niente per te stessa. Quindi è una canzone dove appunto si tirano fuori queste robe qui e ti fai un esame di coscienza e forse impari ad amare prima te stessa, perché se non ami te stessa non puoi amare in maniera giusta e regolare un'altra persona. Dall'album Schiena, Trattengo il fiato. Trattengo il fiato. Di nuovo con Emma, Radio Number One. Allora, una domanda che ti sembrerà banale, poi capirai perché. Tu fai sport, riesci a trovare il tempo, sì, per correre? Vado in palestra tutte Vai in le palestra. Mattine. Da qui nasce la domanda. Ormai, voglio dire, tutti quanti noi quando andiamo a correre o ci alleniamo abbiamo sempre nelle orecchie della musica. Sì. E un po' il feticcio di molti di noi, il fatto di avere questa curiosità di sapere che cosa ascolta un cantante, ovviamente extra quelli che sono i suoi brani. Emma cosa ha nella sua playlist? Ma io ho un sacco di roba, passo dalla musica reggae al rock italiano, alla musica elettronica, alla musica dub. Ascolto un sacco di roba in palestra, sicuramente ascolto roba che mi tira su, quindi la maggior parte dei pezzi che tiro su è musica elettronica. Musica elettronica. Muse, Subsonica per la parte italiana, quindi ascolto roba che comunque mi carica. A proposito di musica, di questi grandi gruppi, c'è qualcosa che tu aspiri per il tuo futuro musicale, per la tua professione? Cioè, ti piacerebbe collaborare con qualche particolare gruppo o con un è normale cantante. Pensare di voler o di poter collaborare un giorno con qualche artista straniero ma anche italiano, o di fare comunque dei passi in più, di suonare magari in posti più grandi, però io credo che questo sia un cammino che poi ti porti a fare delle cose, sono delle esperienze che arrivano naturalmente, bisogna solo lavorare tanto e aspettare che qualcosa succeda. Tu so che usi molti social network, soprattutto Twitter, sì, per comunicare con i tuoi fans, e questo è bello perché è un rapporto che tu mantieni simbiotico appunto con i tuoi fans, che non abbandoni mai. Oggi all'ascolto ce ne sono tanti, quindi io ti chiedo di usare il microfono, questo mezzo fantastico che tu sai usare, gli dai del tu, per insomma lanciare un messaggio, un saluto ovviamente ai
agli ascoltatori fan di Radio Number One, possibilmente con 140 caratteri come quelli di Twitter. No, scherzo. Allora, hashtag schiena. Ciao a tutti, sono Emma, sono su Radio Number One, grazie per tutte le cose belle che dite di me, grazie per aver comprato il mio disco, ci vediamo presto, mi sa che ho superato i 140 caratteri, per una volta che ho un microfono in mano vi voglio dire un sacco di cose, vi voglio bene, grazie, ciao. Che bello, che bello. Allora, l'ultimo disco, ci manca ancora un disco, c'è una collaborazione, quella di Schiena, che poi è insomma il ritratto di Emma in tutta la sua complessità, Alessandra Merola. In arte Nasca, una giovane ragazza che ha collaborato con te a questo album. Schiena chiude con un messaggio, chiude il disco ma chiude anche con un messaggio questa nostra chiacchierata. Il messaggio subliminale qual è? Beh, Schiena in realtà è una storia raccontata in musica e parole, poi ognuno, è bello della musica che ognuno può pensare sì quello che vuole su questa canzone. La cosa bella appunto è che lei non aveva mai scritto per nessuno, è stato quindi un modo per darle una bella possibilità. Io credo molto nelle sue capacità, così come credo nelle capacità di Antonino, che mi ha scritto un altro bellissimo pezzo che è Chimera. Quindi questo io vorrei chiamare proprio il disco delle possibilità per tutti, la possibilità per me per tirare fuori delle cose nuove, ma anche per giovani artisti emergenti nei quali credo molto, per iniziare a fare un cammino insieme che magari spero sia il più duraturo possibile. E questa è una cosa molto bella, perché sei riuscita a coinvolgere in maniera molto altruistica, musicalmente parlando, tanti tuoi amici, tanti sì. tuoi colleghi e tante magari giovani promesse che certo. tu hai reputato persone all'altezza insomma di un disco. Assolutamente sì, ma io non giudico le persone non in base al loro nome, ma in base a quello che mi trasferiscono, sia a livello umano soprattutto, perché di fondo con tutte le persone che fanno parte di questo disco un bellissimo rapporto, ma anche proprio perché credo in quello che fanno e sono sicura che verranno fuori delle cose molto belle. Schiena, a chiudere questa piacevolissima chiacchierata con te, grazie di essere stata qui con noi, Emma, su Radio Number One. Grazie a tutti.